Il forte vento da ovest e da sud, che dalle prime ore di ieri continua a soffiare incessante, favorisce lo svilupparsi dell'inferno di fuoco e fumo che sta distruggendo varie zone della Sicilia in queste ore, tra cui anche l'ampia fetta di territorio tra Castellammare del Golfo e San Vito Lo Capo, con vasti roghi che stanno interessando da ieri sera anche le aree di Scopello e la riserva naturale dello Zingaro. Mentre un gravissimo incendio ieri ha generato diffusa paura ad Altofonte nel Palermitano. In queste immagini possiamo osservare purtroppo la situazione questa mattina dal Golfo di Castellammare, con ampie fette della riserva travolte dalle fiamme, propagatesi a quanto sembra dalla zona di Macari, quindi dal versante ad ovest della riserva dello Zingaro. Una situazione per la quale le squadre antincendio sono tuttora severamente impegnate nelle non facili operazioni di spegnimento delle fiamme. Interventi resi ancora più complicati dal vento incessante, motivo per cui Alcamondo Blog cercherà di fornirvi aggiornamenti nelle prossime ore. Incendi di sterpaglie intanto non mancano anche tra Alcamo e Alcamo Marina. Rimane da domandarsi come e perché sia ancora possibile che si ripresentino questi disastri e soprattutto di chi siano le responsabilità.